Chiediamo a Maria, regina della pace, che preservi il mondo dalla follia della guerra. Maria, regina della pace, preservi il mondo dalla follia della guerra. Non voglio dare giudizi di merito sui tanti messaggi che ha dato anche in questi tempi, in questi anni, la Madonna all'umanità in vari luoghi della terra, invitandoci sempre a convertirci e a costruire un mondo di pace. Ma noi abbiamo ascoltato, casomai anche andiamo dietro a questi messaggi, ma non ci siamo mai convertiti dal profondo del cuore. O torniamo a Dio, o la pace che costruiscono gli uomini è sempre fallace. Maria, regina della pace, preservi il mondo dalla follia della guerra. Se desideriamo che la Quaresima cambi i nostri cuori e cambi anche i cuori dei fratelli che sono in guerra, occorre che lasciamo che il risorto tocchi veramente i cuori e le menti. E rispondiamo a questa minaccia, così come ci ha insegnato Gesù, con le armi della preghiera e del digiuno per la pace. Noi confidiamo in te, Madre di Gesù e Madre nostra, Regina della pace, visita il nostro cuore e porta la tua pace. Visita le nostre famiglie e porta la tua pace. Visita la nostra parrocchia, la nostra diocesi, l'Italia e il mondo intero e porta la tua pace. Porta in noi Gesù, Principe della pace. Noi ci affidiamo a te, Immacolata Sposa dello Spirito Santo. Porta in noi lo Spirito Santo, Spirito dell'amore, della gioia, della pace. Maria del Cielo, Regina della Pace, vieni e resta in mezzo a noi. Grazie.